lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. In the sky, gazing far. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch da fare in due con l'aiuto di un amico. Per fare questo money glitch abbiamo bisogno della base operativa, della vendere, di un amico e di un'auto che vogliamo duplicare, e dobbiamo avere anche un'auto fuori dalla base operativa, che dovrà essere l'auto da sacrificare, in questo caso una LG RH8 proveniente da un altro garage. Quindi partiamo con il glitch. Prima cosa, invitiamo il nostro amico nella base operativa, saliamo sulla vendor e aspettiamo che il nostro amico salga insieme a noi sulla vendor. Sì, non deve salire dopo, deve salire quando saliamo noi. Quando siamo sulla vendor premiamo la freccia destra, andiamo nell'officina, poi premiamo una volta cerchio e ci posizioniamo su esci dalla base operativa. Quindi a questo punto teniamo premuto il tasto option e mentre lo rilasciamo ragazzi premiamo X quasi contemporaneamente fino ad ottenere una schermata buggata, che è questa ragazzi. Il nostro amico verrà a vedere insomma una schermata tutta nera. Quindi a questo punto l'unica cosa che noi dobbiamo fare è lasciare la sessione. Come facciamo a lasciare la sessione? O avviamo il lettore multimediale oppure avviamo un'app che può essere, non so, YouTube, Spotify o quello che avete. Una volta che abbiamo avviato l'app ci chiederà di mettere in sospensione il gioco, gli diremo di sì e a questo punto saremo crashati dalla sessione, ritorneremo in game. Come vedete il gioco ci dice che la connessione è stata interrotta, ritorneremo in game e potremo tranquillamente continuare a fare luce. Nel frattempo il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare nella schermata di party e dovrà invitarci tramite giochiamo insieme ragazzi, farà un giochiamo insieme, ci inviterà e noi andremo ad unirci a lui tramite l'invito che ci manderà. Come vedete è arrivato l'invito, quindi andiamo sulla dashboard, accettiamo l'invito di giochiamo insieme da parte del nostro amico e rientreremo nell'esatta sessione dove eravamo e ovviamente troveremo il nostro amico buggato dentro la vendor, che sempre con la sua schermata nera. Come vedete ragazzi il nostro amico è buggato dentro la vendor. A questo punto noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in attività create da Rockstar, missioni, e avviare una missione, avviare un lavoro da titano ragazzi. A questo punto nella schermata prendiamo cerchio per uscire e rimaniamo sulla schermata nera mentre il nostro amico farà partecipa a sessione, accetterà il primo messaggio, noi usciremo e accetterà il secondo messaggio ragazzi, e a questo punto sarà sbuggato e potrà aiutarci a fare il glitch nella base operativa. Si è abbastanza semplice, cioè più semplice di così penso che non credo che ci sia, anche se in due comunque è abbastanza veloce, e potete duplicare 7 auto alla volta ragazzi. Per duplicare 7 auto alla volta ovviamente ne dovete avere 7 nella base operativa, altrimenti ne duplicate una alla volta o via dicendo insomma. A questo punto entrate nell'auto, aspettate che il vostro amico arrivi nell'auto, scusate ragazzi e gli dite di posizionare dalla parte posteriore dove siete voi. A questo punto terrà premuto il tasto triangolo Y Xbox e quando aprirà la porta noi dovremo scendere. Se non vi riesce a primo colpo
fatelo una seconda, terza volta, fino a che non vi riesce. A questo punto il nostro amico potrà guidare l'auto e posizionarla nel punto dove ci servirà, ovvero in questo punto. Allora ragazzi, non ho fatto i saluti in questo video perché è stata una mia dimenticanza, quindi li farò in uno dei prossimi video. Comunque state tranquilli che mi ricordo, non vi preoccupate. E come dicevo ragazzi, a questo punto vi dovete curare se fa il teletrasporto e se avete l'auto fuori. Quando avete l'auto fuori e vi fa il teletrasporto, siete pronti. Vi mettete qui, fate comparire la scritta, e quando comparirà la scritta esci dalla base operativa, dovete premere X e triangolo insieme in maniera tale da uscire con l'auto. A questo punto chiamate il vostro centro operativo, mettete l'auto nel centro operativo e l'andate a mettere in un garage. Ragazzi, io in questo video la metto nella base operativa perché non avevo voglia di andare in un garage a mettere l'auto, però potete metterla tranquillamente nel garage dopo che l'avete passata nel centro operativo. Allora vi lascerò il video integrale nella schermata finale del video e anche in descrizione ragazzi, in maniera tale che vi possiate rendere conto meglio di ciò che tratta questo video. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.